Potrei parlarti del doppio chevron, del nuovo logo Citroën. Lo vuoi sapere qualcosa? Beh, riprende quello originale del 1919, 103 anni dopo, riprende l'ovale esterno col doppio chevron. Questo è in colorazione infrared, ma il brand identity, il nuovo logo, è in colorazione grigia su sfondo bianco, e ci sono tante motivazioni anche puramente pratiche. Il restyling del logo passa attraverso non solo un'immagine diversa del logo più moderna, un'immagine del brand più moderna, più all'avanguardia, più sostenibile, eccetera, ma pensate anche nei dettagli all'interno delle concessionarie, avere un logo che sia un po' più contrastato, un po' più netto, di più facile visione, permette l'eliminazione di neon e illuminazione dietro il logo per avere un'immagine più contrastata e più visibile anche all'esterno degli atelier e degli hub dove andare ad acquistare modelli Citroën. Ma perché siamo qui? Siamo a Parigi, all'interno di una vecchia caserma dei pompieri riqualificata, per andare a vedere la nuova Citroën Oli. Citroën Oli, che sta per All E, quindi tutti elettrici. È un B-SUV 4,20 m con un obiettivo molto importante: 400 km di autonomia, 40 kWh di batteria e 1000 kg di peso. Citroën ha lavorato molto su questo, che vi anticipo è un concept, non è un prodotto di serie, lo vedremo dopo in alcuni dettagli, lo si vede particolarmente, ma è uno studio ingegneristico su ruote in movimento, quindi riprende tante idee del brand Citroën, che in futuro vedremo su molti veicoli del brand, e li coniuga tutti in un B-SUV di 4,20 m di 1000 kg di peso con 40 kWh e 400 km di autonomia. Si parla di una velocità massima di 110 km/h, quindi comunque un utilizzo più extraurbano rispetto a quello che è la Citroën Ami. Però come la Citroën Ami, anche qua sulla Citroën Oli abbiamo i pannelli intercambiabili, quindi adesso piano piano andiamo a scoprirla nei dettagli. Partiamo dal frontale, con un paraurti che è intercambiabile con quello posteriore, così come i fari, che sono identici quelli anteriori rispetto a quelli posteriori. Un bel frontale molto verticale, con salendo qui vediamo degli sfoghi sul cofano, perché abbiamo una presa d'aria qui nella parte inferiore che va a prendere l'aria e andare a spararla sopra questo parabrezza, che è montato in posizione molto 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 verticale, quindi perpendicolare al terreno. Perché è montato così? Per avere meno impatto dei raggi solari nella parte frontale, quindi meno superficie a contatto con i raggi solari, e facilitare così l'impianto di facilitare il lavoro all'impianto di climatizzazione, così come i vetri laterali di queste porte, che sono disegnati con questa forma, così da avere solamente una piccola porzione a contatto con i raggi solari. Molta attenzione dalla parte dei materiali di questa Citroën. Per esempio questo pannello che compone il cofano, o il pannello che compone il cielo della vettura, il tetto della vettura, è in materiale una sorta di cartone pressato, rinforzato. Pensate che solo questi due pannelli pesano solamente 6 kg, ma sono resistenti tanto quanto l'acciaio, il metallo, quindi si può andare a camminare sul cofano, sul tetto, addirittura poter montare una tenda. È esattamente la stessa resistenza, anzi superiore a quella dell'acciaio. Nel frattempo stanno andando ad aprire, così vediamo il movimento di questi finestrini laterali. Andiamo avanti a scoprire la parte della fiancata, ovviamente anche quello che sono i parafanghi, probabilmente saranno tutti pezzi intercambiabili, ma veniamo un attimo a questa parte, ovvero le ruote. Perché vi faccio vedere le ruote? Perché il copertone, un copertone che ovviamente punta alla massima efficienza possibile, e un cerchio, in questo caso da 20 pollici, con un interno in acciaio tradizionale, quindi un cerchio in ferro, diciamo, noi lo chiamiamo brutalmente un cerchione in ferro, in realtà è un cerchione in acciaio, che però all'esterno ha il canale in alluminio per andare a ridurre le masse non sospese e ridurre così il peso. Qui vediamo nel frattempo un sistema sospensivo tradizionale, quindi non qualche soluzione particolare alla Citroën. Gli interni li lascio per ultimi, vi lascio vedere i due sportelli così laterali aperti, uno controvento, uno normale, ma proseguiamo nella vista posteriore. I fari sono gli stessi di quelli montati all'anteriore, te l'ho già detto, e qui abbiamo il posteriore. Loro lo stanno trasformando, perché in realtà
vedete, è modulare, nel senso che questo può diventare un letto, si possono togliere i poggiatesta interni e far diventare questa superficie lunga 2 metri. Qui ora la vediamo chiusa, qui viene scritta la frase nuova del brand: niente ci muove come Citroën. Abbiamo ovviamente il doppio chevron al centro che domina la vista posteriore, con il paraurti che è lo stesso dell'anteriore, quindi intercambiabile. Abbiamo questa sorta di pick up, in realtà poi si può per esempio andare a inclinare questo vetro per avere una copertura fino per esempio a questa parte qua, andare ad aprire, avere un letto, montare una tenda. Si ha ovviamente una visione concept della cosa, quindi un veicolo diciamo per tutti. È un veicolo quindi pensato un po' per tutti, per la famiglia, per tutti gli utilizzi, quindi un veicolo unico per tutti gli utilizzi: urbano, extraurbano, vacanze, tempo libero, con 400 km di autonomia dichiarati e materiali sostenibili. Ovviamente il tutto per cercare di ridurre sì l'impatto ambientale, sì i costi di produzione, ma di conseguenza anche il costo di acquisto, perché dovrà essere, o almeno l'obiettivo è quello di avere un mezzo che sia il più economico possibile da acquistare. Non è stato ancora dichiarato un valore di prezzo, ma conoscendo Citroën sicuramente non verrà posizionato poi troppo in alto. Questo sarà uno dei veicoli con la nuova identità del brand, che trascinerà, che porterà il brand a una transizione completamente elettrica, che ovviamente accadrà negli anni a venire. Vi faccio vedere gli interni. Anche qua soluzioni molto particolari, per esempio il sedile, dove la ricercatezza del minor peso possibile si è andata a ottenere con un sedile composto da solamente 3 pezzi, quindi abbiamo l'intelaiatura con un cuscino inferiore di materiale molto morbido che riprende un po' i dettami del brand Citroën, quindi un sedile assolutamente morbidissimo, con questo schienale prodotto in materiale sintetico, prodotto con la stampante 3D, sostanzialmente una lavorazione 3D particolare, e un fondo che vediamo essere esattamente lo stesso di alcune scarpe da ginnastica che siamo ormai abituati a vedere. Vedete lì ci sono dei tappi, perché questo è anche lavabile, non solo è materiale riciclato ma può essere anche lavato. Stessa cosa per il posteriore, abbiamo questo materiale a nido d'ape con i posetesta che, volendo, si possono andare, vedete, a nascondere nella parte alta, mentre sulla plancia abbiamo minimalismo puro. Non c'è, sparisce la strumentazione, perché sarà il vostro smartphone. Vedete, qua c'è uno smartphone inserito, cioè un telefono inserito nella parte centrale della plancia, e ci sarà poi una replicazione di qualche segnale eccetera, ma sarà lui il cervello della vettura, diciamo. Questo è l'obiettivo. Col cambio qui davanti, un bottone di start particolare con questo volantino, che però chiaramente non potrà arrivare così di serie, perché secondo me manca tutta la parte di airbag. Mi piace molto lo specchietto, molto minimalista, questo sì che è senza cornice. Proseguiamo invece in quello che sono le porte che sono intercambiabili lato destro e lato sinistro, o meglio l'intelaiatura è sì uguale, quindi lo stampo di produzione è identico. Quello che cambia ovviamente è la maniglia, perché in questo caso rispetto alla Mi si aprono tutte e due in senso tradizionale, quindi non abbiamo l'intercambiabilità vera e propria della portiera. Però diciamo che a livello di produzione comunque è una soluzione intelligente per far andare a produrre uno stampo solo. Can I please close the door? Ok, andiamo un attimo a chiudere quello che è la vettura, così vediamo anche un attimo la vista laterale. Vedete, un B-SUV comunque abbastanza imponente nella linea, molto particolare, molto bello, con questa sezione frontale molto importante e la parte posteriore che va a chiudersi un po' come un pick-up. Chissà poi come arriverà nei prossimi 4-5 anni su strada, come arriverà nelle nostre strade italiane, chissà in quale forma, cosa verrà cambiato rispetto a questo concept. Ricordiamoci che comunque Citroën è solita produrre veicoli particolari con una vera identità, con una loro idea alle spalle. Per esempio la Mi, presentata come concept, nessuno ci credeva, è arrivata su strada, così come la Citroën Cactus qualche anno fa aveva creato scalpore, e nei 100 anni del brand comunque si è sempre distinta per una
spiccata personalità delle sue vetture. Quindi aspettiamo di vedere questa su strada. Una cosa molto interessante per Citroën è che questo veicolo diventi un veicolo per la vita, tra virgolette, da tramandare in generazioni. Ovviamente magari non questo, ma l'obiettivo è avere un veicolo che sarà il più possibile riparabile, personalizzabile, aggiornabile in futuro, con dei pezzi, con delle aggiunte, eccetera, per poter andare a far durare, ad avere una durata ipotetica molto più alta a livello di anni. Non solo, ci sono tante piccole idee alle spalle molto interessanti, per esempio il fatto che lei collegata alla rete elettrica di casa può diventare una batteria di accumulo, quindi se avete fotovoltaico lei può essere la vostra batteria di accumulo. Tante piccole idee, molto interessante questa per uno che ha il garage, ovviamente ha la possibilità di ricaricare e ha il pannello solare. Non solo, lei si ricarica dal 20 all'80% in solamente 23 minuti. Ovviamente, vi ripeto, è un concept, chissà come la vedremo su strada. Comunque, da Parigi quindi è tutto. Fammi sapere quindi cosa ne pensi. Dal vivo è molto molto bella, vi garantisco che ha un impatto estetico molto particolare, ha proprio una sua forte personalità, a me piace molto. Non vedo l'ora che arrivi sulle strade italiane, perché comunque con un prezzo interessante, così come hanno fatto con la Mi, magari una soluzione di noleggio, una soluzione di condivisione anche, perché no, io la vedo molto molto interessante con questi materiali futuristici, questi interni che non vi ho detto sono ovviamente riciclati e riciclabili, e i pannelli tutti riciclabili, eccetera. Quindi un'idea molto molto interessante. Fammi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensi. Intanto grazie Automoto per la possibilità, grazie Citroën dell'invito, noi ci rivediamo a un prossimo video da Parigi, da questa splendida vecchia caserma dei pompieri. È tutto, adesso io vado ancora a tocchicchiare questa nuova Citroën Oli.